Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buonasera, ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per questo confronto. Noi confidiamo molto sempre nella sua esperienza, nella sua saggezza e nella sua competenza anche per questi prossimi passaggi e per questa nuova legislatura. Ci aspettiamo un esecutivo a forte vocazione europeista e assolutamente questa connotazione e questa trazione europeista necessaria ed è indiscutibile. Ci aspettiamo un esecutivo che abbia chiara la collocazione euroatlantica e che sia pronto per affrontare la crisi in atto, una crisi che abbraccia la sfera economica e la sfera sociale. Abbiamo esposto al Presidente le nostre preoccupazioni per il conflitto russo-ucraino, forse la sfida, anzi sicuramente la sfida a livello internazionale più importante che il nuovo esecutivo è chiamato ad affrontare. Conoscete la nostra posizione, abbiamo ribadita, nessuno può porre in discussione la ferma condanna, risoluta condanna dell'aggressione militare russa, il sostegno alla popolazione ucraina, ma sono oltre 200 giorni che questa strategia ha tracciato un percorso che è lastricato da una escalation militare che ci sta esponendo a un conflitto atomico, una galoppante recessione economica. Abbiamo assolutamente bisogno di tracciare un solco verso un negoziato di pace e riteniamo che questo esecutivo, interpretando, ma direi non solo l'interesse nazionale, ma l'interesse dell'intera Unione Europea, dell'intera comunità internazionale, di tutti i popoli, possa imprimere una svolta ed essere interprete di questa svolta, protagonista ovviamente innanzitutto a livello dell'Unione Europea verso un negoziato di pace, quindi una soluzione che preveda il cessate il fuoco e una soluzione diplomatica del conflitto. Sarebbe una iattura per l'Unione Europea continuare e per tutti i popoli e ovviamente i popoli interessati innanzitutto da questa carneficina in atto non riuscire a recitare un ruolo politico da protagonista in questo conflitto e anche in particolare per questo negoziato di pace. Ne varrebbe anche in prospettiva futura della credibilità, della leadership dell'Unione Europea. Questo è un conflitto europeo e l'Unione Europea deve farsi sentire, ovviamente il quadro dell'Alleanza Euroatlantica. Abbiamo rappresentato al Presidente Mattarella lo sconcerto con cui abbiamo assistito alle divisioni e ai contrasti tra le forze di centrodestra che si accingono a formare un governo. Ci è sembrato di valutare, al di là di una dialettica accesa, siamo anche di fronte a uno scontro. Immagino si comporrà nel momento di formazione poi del nuovo esecutivo, ma devono essere consapevoli i protagonisti di questo nuovo esecutivo e le forze di maggioranza che il Paese non può attendere, non può attardarsi su scontri, conflitti, bisogna mettere da parte questi scontri e bisogna rispondere alle attese dei cittadini che hanno dato un'indicazione politica chiara votando alle ultime elezioni. In particolare di queste divisioni, di questi conflitti, ci ha colpito fortemente e per noi pone un serio problema, l'abbiamo rappresentato al Presidente Mattarella, quella che adesso è la ricostruzione integrale che disponiamo del ragionamento. Non si tratta più di singole battute, si tratta di un ragionamento articolato che definisce una ricostruzione del conflitto ben articolata, ben compiuta, che secondo noi è inaccettabile. Ma vedete, non è solo inaccettabile in alcuni passaggi, alcuni potrebbero finanche essere considerati opinabili. Quello che è davvero inaccettabile è la premessa che l'aggressione militare russa
non sia da condannare perché in contrasto con le più elementari norme di diritto internazionale. Questa è una premessa che ci ha spinto anche a rappresentare la nostra forte perplessità al Presidente Mattarella che il Dicastero della Farnesina, così centrale in questa congiuntura così negativa, possa essere affidato a uno esponente di quello stesso partito di Forza Italia il cui presidente ha articolato questo ragionamento. Ancora, da questo esecutivo noi non ci aspettiamo una capacità trasformatrice della società, non ci aspettiamo un esecutivo che possa perseguire obiettivi a noi assolutamente, per noi assolutamente imprescindibili per ogni politica, cioè gli obiettivi di giustizia sociale e ambientale, un'agenda sociale che porti a una ristrutturazione del mercato del lavoro, restituendo dignità sociale al lavoro, contrastando il precariato. Conoscete i nostri obiettivi. Però auspichiamo che questo esecutivo non sia indifferente, perché sarebbe gravissimo per il Paese, per l'interesse nazionale, sarebbe se rimanesse indifferente alle tante diseguaglianze economiche e sociali. Se rimanesse indifferente rispetto a quelle sacche di indigenza che si infittiscono nei numeri delle nuove povertà ogni giorno di più. Lo ha certificato anche la Caritas nel recentissimo rapporto sulla povertà e l'esclusione sociale. Ecco, noi ci aspettiamo anche un esecutivo che in Europa sappia interpretare questa fase e con coraggio e determinazione chiami a responsabilità tutti i nostri partner, tutti gli Stati membri, per una risposta comune europea che già non è tempestiva. E questo ci sta creando una moltiplicazione dei costi e rischia di minare l'efficacia dell'intervento. L'abbiamo già sperimentato durante la pandemia: se non fossimo intervenuti tempestivamente con una risposta solida comune, non ci saremmo giovati della ripresa, ripartenza così forte, robusta e tempestiva qui in Italia e in Europa. Adesso assistiamo ad una lentezza nella reazione, non c'è all'orizzonte ancora, si sta discutendo in queste ore di misure comuni. Ecco, noi ci aspettiamo che questo esecutivo affronti con vigore, con determinazione e ponga le questioni sul tavolo del Consiglio europeo e di tutte le sedi istituzionali europee, senza far finta che le cose vanno comunque bene perché si è discusso. E un'ultima considerazione. Abbiamo rappresentato al Presidente Mattarella che noi distinguiamo, credo che anche il senso comune lo possa fare, possa distinguere una politica conservatrice da una politica reazionaria. Queste sono forze di centrodestra molto distanti dalle nostre sensibilità politiche, l'abbiamo misurato con mano anche, c'è stata una competizione elettorale in cui abbiamo cercato, come dire, ciascuna forza ha esposto la propria offerta e il proprio progetto politico. Siamo distanti da queste politiche conservatrici, però attenzione, c'è un discrimine per noi. Una cosa sono politiche conservatrici, altre politiche reazionarie. Quindi la considerazione è che Se ci si incaponisce nel perseguire, ad esempio di questi giorni è stata l'iniziativa legislativa per contrastare l'attuazione della legge sull'aborto, è una legge del 1978, se si vogliono rimettere indietro le lancette delle nostre conquiste civili, in noi troveranno queste forze di maggioranza un muro, le contrasteremo con tutta la nostra capacità, con tutta la nostra serietà, con tutto il nostro rigore, e idem le contrasteremo nello stesso modo, con grande forza e vigore, se vorranno smantellare, disarticolare quei presidi di protezione sociale che proprio in una congiuntura economica e sociale come quella attuale sono assolutamente necessari, lo dico e lo sottolineo con forza, per garantire coesione sociale all'intero Paese. Concludo.
Queste forze di opposizione le abbiamo sperimentate, ricordate quando il Movimento 5 Stelle si è assunto una responsabilità diretta di governo, hanno, come dire, si sono caratterizzate anche nel momento più duro della pandemia per una opposizione non sempre all'insegna della tutela dell'interesse sociale, dell'interesse nazionale. A tratti ci sono stati atteggiamenti anche scomposti. Ecco, noi vogliamo rispondere con un'opposizione invece che possa garantire sempre l'interesse nazionale. Non faremo un'opposizione, un ostruzionismo parlamentare fine a se stesso, però garantiamo sicuramente una grande forza politica anche in virtù di quelle crescenti adesioni che registriamo al nostro progetto politico e grande rigore nei contenuti.